Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo in questi due grandi stanzoni. In realtà era il dormitorio, come ci racconta dal 1909 al 1932. Questo convento è stato sede di un seminario dove qui abitavano, dormivano i fratini. E qui c'è una piccola finestra senza vetro dove da qui il padre spirituale, il direttore dei fratini, aveva l'opportunità di, ecco, anche la notte spiare i fratini se dormivano o meno. Oggi qui per raccontarvi cosa scrisse Padre Pio il 29 gennaio del 1919 a suo direttore, Padre Benedetto, e gli racconta di stare tranquillo, gli dice di stare tranquillo. Disprezzate, scrive Padre Pio, quel timore che di tanto in tanto vi si affaccia alla mente, che il Signore vi abbia a trattare come voi erroneamente credete di meritare, perché di tal timore ne è autore Satana. La croce della pubblica umiliazione non avverrà mai per riguardo a ciò che voi supponete, perché mancando la realtà della causa non sarà mai vero che possa aver luogo un giudizio. Il tempo darà la miglior conferma di quanto vi dico in nome del Signore. Quindi disprezzate in nome dello stesso Dio questo timore che viene suscitato nell'anima vostra da Satana. Lo so, il Signore permette a Satana di torturarvi con questi nuovi e sempre vecchi timori, ma voi, scrive Padre Pio, disprezzateli sempre e non vi abbattete, altrimenti fareste proprio il gioco dell'avversario. Dal timore ancora di disgustare la somma verità nelle vostre azioni e la giustizia, o per eccesso o per difetto, vi prego di non darvi importanza. Chi teme di offendere Dio non lo offende in verità, ed allora lo offende quando cessa questo timore.